sviluppare questa ricerca che comprendeva la costruzione del primo reattore nucleare ultrasonico. Siamo particolarmente soddisfatti per il successo degli esperimenti. Qui siamo nel secondo laboratorio militare, il Centro Nucleare Batteriologico e Chimico delle Forze Armate, sito in Civitavecchia. Tutti noi abbiamo accettato con stoicismo socratico il rischio di rimanere bruciati dalle radiazioni se anche avessi sbagliato una virgola dei miei calcoli. Per grazia di Dio siamo sopravvissuti per poterlo raccontare e soprattutto la Divina Provvidenza ci ha benedetto con il dono della scoperta. Noi ci siamo sempre vantati di essere stati un laboratorio cristiano a maggioranza cattolica. Tutto questo richiederà del tempo per divenire realtà, ma con la vostra pazienza e con la vostra licenza vorrei dirvi che per esempio i colleghi dell'Università dell'Aquila, il primo tra tutti il professor Scrimaglio, mi chiese al principio di questo anno se le vasche a ultrasuoni che sono in dotazione del centro di ricerche industriali ex Thomson della ex Videocolo, successivamente smembrata presso la Videocon, se ricordo bene, potevano essere utilizzate per costruire il prototipo industriale del reattore nucleare ultrasonico in grado di raggiungere il primo rapporto vantaggioso industriale. Se lo vuole tenere a memoria dei posteri? No, la pubblichiamo sul sito web del giornale più diffuso di Frosinone, il giornale online, ecodellarete.net. Ammazza. Sono... aspetta. Chiudete tutto. Vuole che chiudiamo? Chiudete.